Gigi Evans, buonasera. La giornata dei tre per gli individuali sta volgendo al termine. Ottimi risultati per i nostri vecchietti. Ottimo risultato per Francesca Zanchetta, che è passata al taglio. Purtroppo non bene per la nostra azzurra Elena d'Este, che non è passata. Rischiare molto, nel senso che devo andare a par, e poi se arriva qualche verdi, tenerlo perché è difficile stare sotto il par. Y bueno, estamos primero en principal muy contentos, disfrutando de este mundial, finalmente durante todo el año expectantes y arrivato el mundial. Sono scesi in campo tutti gli italiani che hanno superato il taglio. Sono molti, perciò confidiamo in un ottimo risultato. Ci sono tutti i presupposti perché venga ad essere un bel mondiale. Per le prime giornate abbiamo vari giocatori messi molto molto bene, a cominciare da Yuri Piovesà. Allora, i ragazzi chiaramente stanno un po' pagando lo scotto di questi tre giorni di gara, che sia a livello fisico che mentale, però le condizioni tutto sommato, considerando la grande mole di energia che si spreca, non è drammatica. Tornei, il giorno 2 è andato bene, abbastanza bene, meno 4, che mi ha portato a meno 10, quindi in seconda posizione in compagnia di altri 4 giocatori a 3 colpi dal leader, che in questo momento è Jimmy Campbell. Yuri si sta difendendo con le unghie, non ha avuto una partenza facile, ma dal mio punto di vista è stato bravissimo, perché è rimasto aggrappato in qualche modo alla gara. E insieme a Enrico Nicolati, in qualità di rappresentante dello sponsor Astoria, sono stato selezionato io, per cui giocheremo il foursome e rappresenteremo noi la coppia dell'Italia. Grande Vince, grande! Ci stiamo dirigendo verso la clubhouse. Occhio, c'è un buco. Tricolore al collo, berretta fracala, e domani è un altro giorno. Ciao amici.